Benvenuti sul canale di Access00, benvenuti a questo nuovo video che ci vedrà alle prese con la versione demo di Mega Man 11, gioco Capcom. Allora, vediamo un po' come andremo a finire. Tanto vi faccio vedere un attimo il menu opzioni. Ci sono i comandi, la luminosità, l'audio, che tra l'altro è regolabile con le diverse cose, cioè effetti sonori, musica e voci separate. Questa è tanta roba perché non è così scontato nei giochi, spesso e volentieri. Il fatto di averli separati serve molto, è molto utile per chi magari non piace la musica o cose del genere. È sicuramente una gran cosa. Poi c'è il testo, che è in italiano. Udite udite, è in italiano. Le voci sono selezionabili, inglese o giapponese. Io ho un po' spippolato già per conto mio. Poi c'è la vibrazione. Arma speciale selezionabile, arma con stick destro, sì. Ora dopo vi farò vedere. Noi salteremo a pie pari i tutorial, metteremo come difficoltà normale perché è giusto così. Mostrare il tutorial del sistema Double Gear, no. E iniziamo subito. Ho detto di no, dannazione. Allora, c'è un livello solo, almeno credo. Non lo so, lo vediamo. Ho spippolato leggerissimamente per vedere un po' com'è, niente di più. Abbiamo qui Blockman E sarà il primo che andremo ad affrontare, quindi credo anche nel gioco normale. Non c'è modo di selezionarli, non so se nel gioco completo poi ci sarà la possibilità, come in tutti gli altri Mega Man, di selezionare uno qualsiasi, quello che più ci aggrada, quello che più ci piace. Oh, qui come funziona? Cioè, semplicemente da stare attenti di... Wow, questi sono protetti a quanto... Stavo guardando quell'affare, quella girandola, e stavo per prenderle di santa ragione. Allora, questo è il primo potere, e premendo X arriva il nostro amichetto che ci permette di saltare più in alto. Poi possiamo con lo stick R, con lo stick destro, selezionare il potere che vogliamo. È fattibile anche con ZX, ZR, scusate, questa cosa. Con giù più B si fa il dash, con B si salta, con Y si spara, i colpi sono caricabili, come potete vedere. Ci sono anche due poteri, R, bloccate il tempo, rallentate il tempo più che bloccarlo. Questo vi consuma potere, che è, poi vi dà la barra rossa, vedete, sotto alla barra della vita, che è quella giallognola, più quella rossa del potere, c'è una specie di ingranaggio lì sotto. Se io uso, tipo adesso ho usato L che mi permette di sparare di più, vedete c'è la barra rossa sopra di noi? Ora io ho mandato in sovraccarico i nostri poteri e vedete là sotto, alla barra della vita, anche quell'affare è in sovraccarico con la barra rossa che piano piano si sta svuotando. Bene, i nostri poteri saranno riutilizzabili appena sparirà quella barra. Esatto, in questo momento sono riutilizzabili completamente. Allora, qui vediamo un po' che è quel... No! Che era quella cosa? Perché tanto... è meglio se non le faccio muovere, perché... so già che mi faranno del male. Di solito, io non so neanche cosa ho preso, ho durato fatica a vederlo. Di solito i nemici, quando, in Mega Man specialmente, soprattutto anzi in Mega Man, quando si fanno muovere è un casino, perché bisogna farli muovere il meno possibile e toglierli di mezzo il prima possibile, perché sennò è un macello. Allora, ora proviamo un po' a utilizzare R. Vediamo un po' se, tipo ora, e ha funzionato. Ok, quindi è un blocca tempo a tutti gli effetti e un rallenta tempo a tutti gli effetti, tipo ora. Benissimo, molto comodo per queste girandole. Sono sicuro che sarà utile anche per altri nemici in futuro, sono più che sicuro. Per ora come modo di... che è? Io tiro a te, sei l'unico con gli occhi, sembra funzioni se non altro. Ok, come modo di fare i livelli eccetera mi piace parecchio. Momentaneamente mi ricordo abbastanza i vecchi Mega Man, e tutto ciò non può che essere una cosa positiva, francamente. No, di qui non si prende. E adesso però sei mio, yes. Tanto di mezzo così, subito, bomba. Ma anche... anche no, ma credo ci abbia dato un checkpoint. L'avete visto, c'era una bandierina in basso. Qui ci si arriva in questo modo. Ok, io faccio per mostrarvi tutto. Non so se ci sono anche segreti in questo Mega Man 11. Mi piacerebbe francamente avere qualche parete che si può distruggere a nostro piacimento. Ho voluto provare a toglierla di mezzo senza il blocco a tempo. Ma se io provo... non volevo evocare quello. Dash? Sì? Per andare di là, dash? Ma anche no! Io ci salgo così. Ok, ci si sale. E questo che casino è ora? No! Meno male che questi si possono togliere di mezzo, perché altrimenti... che è? No, questa è cattiveria. Via di qui! Io ogni tanto sbaglio con i tasti! E questo è un grosso problema. Vai, Mega Man, perfetto.
Dai che ce la facciamo, ok? Siamo usciti vivi, non si sa come di lì. Vediamo un po' se lo prendo al volo. Sì, c'è da capire un attimo. Si possono prendere tranquillamente al volo, anche perché prima l'ho fatto, quindi... No, vale. Ok. Facciamolo cadere nel vuoto, lui non respawna, perfetto. Perché altrimenti era rischioso stare lì per cercare di colpirlo, sì. Immaginavo che cadesse un qualcosa anche qui. Appena ho visto cadere là più avanti quel masso... Chiamo masso, non so neanche se è una specie di... cassa, non saprei come altro chiamarle. Ho detto, vuoi vedere che mi cade anche davanti? E in effetti è così. Oh, io aspetto, eh. Mi sentivo più tranquillo ad aspettare. Non si sa mai in questi giochi. Sempre se c'è modo metterci. Ah, quindi fanno una specie di rosa di colpi. Cattiva però la rotellona che cade lì, eh. Via, ok, preso subito. Qui ho visto cadere qualcosa. E... questo è un problema. E ora non lo è più. Mo vieni qui, ok, alla grande. In questo modo, Lucky. Sì. Forse era meglio. Oddio, ancora. Sì, ma stavolta ho il tapirulan sotto. Questo è un problema. Era meglio se usavo il cagnolino per saltare. Per saltare lì più lungo. Sarebbe stata una cosa sicuramente più tranquilla e più facile col cagnolino l'ultimo salto. Però non sapevo come fare ad arrivarci perché avevo paura mi cadesse nel vuoto. Comunque, è andata anche questa parte. Zitti tutti. Che è andata... Sbaglio, ho visto una piramide. Dove vai? Conterrà mica un segreto o qualcosa del genere quello. Forse dovevo usare bloccatempo. Questo è un problema. Allora, tanto vediamo un po' come gestire qui lui. Tipo ora. Perfetto, ragazzi. No! Ah, fregato. Ok, qui sono al sicuro. E qui posso toglierti di mezzo benissimo. Vedete, Megaman va preso con calma. Poi morirò, perché tanto, cioè, non è che siamo pro tutti. All'inizio siamo tutti schiappe. Quindi molto probabilmente ora morirò. Però se Megaman si prende un po' più con calma, si riesce a fare meglio. Qualche modo almeno. Mamma mia, quanto ci è mancato, ragazzi? Veramente, veramente poco. No, aspettate un attimo, c'è una ella da pre... No, calma. No, 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 da qui la voglio. Ok, ci dovremmo arrivare. Yes! Tanto se sentite rumore in sottofondo è perché sta arrivando il diluvio qui da me. Quindi non so da voi, da che parte d'Italia, da che parte del mondo stiate guardando questo video. No, wow. Meno male sono tornato indietro. No, ok. Saltiamo. Dicevo, non so che da che parte d'Italia state guardando questo video, però qui da me c'è il diluvio al momento, quindi se sentite rumore in sottofondo non è che ci posso fare molto. C'è qualquadra che non cosa in questo caso. Allora, intanto risaltiamo lì sopra che è già tanto. Poi... Ah, forse ho capito, aspettate. Qui e poi qui. Ma lo sapete? No, di là non ci si passa, Ale. No, no, no. Allora, proviamo a fare così. Qui funziona in questo modo e ora me ne vado. Yes! Bene così. Benissimo. Benissimo così. Mi sono dimenticato che ci poteva essere un qualcosa di problematico. Cioè un masso che mi cadeva in testa lì. Fortunatamente non c'è stato. No, allora, aspetta. Togliamoci di mezzo lui. Poi così. Non vedo massi vari, quindi proteniamo. Questi non si rompono, mi sa, o qualcosa del genere, non so. No! Ora! Yes! Vai in questo modo, vai Megaman, vai così, grande. Ora, tolto di mezzo. Ok, ci sto prendendo un attimo la mano a togliere di mezzo le rotellone. Il che mi fa parecchio piacere. Dopodiché qui si salta così, qui al volo. E quello non... L'ho visto come un... sono rimasto fermo come un fesso a guardarlo. Mentre si... Non lo so cosa faceva. Siamo alla boss fight, ragazzi. Siamo alla boss fight. Sono morto? Sono morto una volta. Sì, mi sembra di sì. Non lo so. Comunque siamo alla boss fight. Questo potrebbe essere un guaio. Magari potrei utilizzare uno dei nostri poteri per vedere per vederli insieme, magari. Ok, non ho visto neanche dove ci ho messo il checkpoint. Quindi... Beh, sì. Se non altro... Colpiamo. Ok, non ho visto il danno. C'è una specie di barra per vedere il danno che gli facciamo. Più o meno, vieni qui. Via.
Io preferisco ritornare Mega Man, che mi sento... Aia. Mi sento proprio tranquillo a ritornare Mega Man. Cos'è? Ok. Non mi sento più tranquillo adesso. Cosa fa? Wow! C'è anche meno, volendo. Non è necessario fare così, Mamma mia. Aia. Stavo cercando di capire come fare a... Ah. A non farmi prendere, ma presumo di esserci morto. Ok, questa parte qui... Forse dalle gambe non mi colpisce. Ci sarebbe da provare a stargli di sotto perché forse non mi colpisce. Sì, non ero ancora morto a quanto pare. Ok, non me l'aspettavo neanche io. Cerchiamo di perdere un po' meno energia qui, magari attaccandolo direttamente con il Mega Man invece che sperimentando con i vari poteri e stando qui nel centro. Dannazione. Ok. Dovrei utilizzare il dash quando fa il salto. Tipo non ora. Tipo ora l'avevo fatto. Dannazione, sei quasi finito. Sì. Adesso gestiamola un po' meglio. Cerchiamo di gestirla un po' meglio. Devo prendere l'occhio rosso e non stargli troppo sotto, perché altrimenti mi colpisce. E io presumo proprio di... No! Non c'è modo neanche dalle... Ma le gambe, come faccio? Tipo adesso io, come faccio? Cioè, mi colpisce per forza. No. Sì. Mi colpisce quasi sicuramente per forza. Come faccio a passare di là, allora? Dalle... Potrei saltare alto, ma non la vedo tanto bella come cosa. Ci rivediamo alla fase successiva. Se io tipo sto qua all'angolo, no? Ok, lui sembra, non dico tornare indietro, ma insomma, sembra almeno un po' più fattibile la cosa. Meno che non mi faccia il tiro tipo quello. In quel caso devo stargli sotto, in pratica. Ok, così invece devo stare indietro. Il più possibile qui sotto. No, mi ha attaccato malamente. Il problema è che ho più un colpo disponibile, poi mi disintegra. Allora, proviamo a fare così. Ci ho pensato troppo tardi. Ok. No, lui. Ci ho pensato troppo tardi. Peccato, ragazzi. Peccato. Ok. Allora, il mio obiettivo non era finire la demo, ma semplicemente mostrarvela. Mostrarvi il più possibile. E questo è stato. Perciò, siamo arrivati alla boss fight. L'importante è questo. Ora tocca a voi. Se avete un Nintendo Switch, vi invito a scaricare questo Mega Man 11 sulla vostra console e giocarvelo. Mi raccomando, fatemi sapere un po' voi cosa succede alla fine di questa piccola prova demo. Grazie per aver giocato, intanto ci dicono. E per me è stato un vero piacere arrivare fino alla boss fight. Un vero, vero, vero piacere, veramente. Non vedo l'ora che esca questo Mega Man 11. Quindi vi aspetto sul canale con la serie completa del gioco. In quel caso batteremo tutti quanti i boss come si deve. Con calma, tranquillità, faremo tutto quanto. Perciò mi raccomando, appena uscirà il gioco non vi perdete la serie sul canale. Un saluto da Axios00. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social così mi date una mano a crescere come canale. E mi raccomando, anche iscrivetevi ai miei vari account social, Facebook, Instagram, Telegram, mi raccomando. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima.